prove di mediazione in Egitto, dove la comunità internazionale si mobilita per trovare una soluzione politica alla crisi, dopo la deposizione di Morsi. Il senatore John McCain, alla guida di una delegazione del Congresso americano, ha fatto appello in una conferenza stampa al Cairo per una riconciliazione inclusiva della fratellanza. Abbiamo inoltre sollecitato la liberazione dei prigionieri politici, dice facendo un chiaro riferimento a Morsi. Chiediamo con forza un dialogo nazionale che includa i fratelli musulmani, ma ci aspettiamo che si tengano lontani dalle violenze. I delegati stranieri si susseguono, tutti impegnati in tentativi paralleli di avviare una difficile mediazione tra posizioni che appaiono inconciliabili. Al Cairo, come spiega il corrispondente di Euronews, la diplomazia internazionale compie da giorni grandi sforzi per cercare di raggiungere un accordo politico soddisfacente per le parti in conflitto. Obiettivo è porre fine alla tensione politica che mina la sicurezza e la pace della comunità. A piazza Rabia al-Adawiya, nel centro del Cairo, i fratelli musulmani sono tornati a sfidare i militari. I migliaia sono continuati ad affluire anche dopo l'iftar, che segna la fine del digiuno. Sotto lo slogan «Noi siamo decisi», tornano a sostenere Morsi e a chiedere le dimissioni del governo ad interim.